coordinamento unitario. Il coordinamento unitario del Tribunale di Venezia. Cosa è successo questa mattina? Questa mattina è successo quello che è successo ieri, quello che è successo ieri l'altro, quello che è successo il 21 agosto a Nicosia, quando abbiamo bloccato il trasferimento dei fascicoli da Nicosia N. Cioè a dire, noi abbiamo in questo momento come interlocutore non un ministro, ahimè, non un politico, ma un magistrato. Però è un magistrato che esercita funzioni amministrative. Noi non stiamo chiedendo a un magistrato un provvedimento giurisdizionale favorevole o una sentenza. Stiamo chiedendo a questo magistrato che deve applicare un suo provvedimento di carattere organizzatorio, cioè a dire di attivare la procedura della proroga, di una proroga tecnica cosiddetta, di una proroga edilizia. Cioè a dire, il Tribunale di Enna non è in condizione di assorbire un nuovo bacino di utenza, 11 nuovi comuni, 70.000 abitanti, più 6 uffici del giudice di pace dell'Ennese, che sono lì, la Franca, Idonica, la Civetta, altri due, Villa Rosa, non mi ricordo l'altro, per cui non ha quelle necessarie misure di sicurezza. Vi vorrei fare notare, signori della stampa, che questo Palazzo di Giustizia non ha un ingresso per i portatori di handicap, non c'è una scivola, non ha un metal detector come ce l'abbiamo a Nicosia, quindi può entrare chiunque con una pistola, no? Come è successo? E può fare una strage, per esempio, non noi che siamo persone pacifiche. Non ci sono i bagni a norma, maschi e femmine, un bagno promiscuo, non c'è il bagno per il portatore di handicap, non ci sono uscite di sicurezza. L'ascensore non è a norma. Con maniglioni antipanico non è a norma l'ascensore. Poi se volessimo andare oltre e guardare sotto traccia, non sono a norma gli impianti, non sono a norma di reattori idrauliche elettrici. Avvocato, allora chiudiamo Enna, teniamo... Allora no, io non dico che vi accorpiamo noi, però eccoci, non voglio dirvi questo, però non dovete chiudere Enna. Enna deve essere intanto adeguata per assorbire questo nuovo carico e dunque, siccome la legge va applicata e la legge è il decreto legislativo 87-2008, che è una legge dello Stato e va applicata, il Presidente deve chiedere un rinvio, semplicemente una proroga cosiddetta tecnica per fare questi lavori. Questa proroga non è che ci serva a noi per venire a Enna, perché noi a Enna non ci veniamo. Noi stiamo facendo il Tribunale dei Nebrodi insieme a Mistretta, da una fusione di Nicosia e Mistretta è nato questo nuovo, questa nuova idea, 19 comuni del territorio l'hanno portata avanti, quelli del mistrettese e quelli del nicosiano, e quindi faremo un nuovo comune accorpato sempre a questa Corte d'Appello, che contribuirà a potenziare la Corte d'Appello e anche il Tribunale di Enna, ma su questo si deve lavorare, finisco. Qui c'è tutta la città con me, ne approfitto perché ho presente pure il notaio Rizzo, che è una persona, è un notaio, è una persona quindi già istituzionalmente imparziale. Al di sopra delle parti. E che è qui insieme a noi, insieme ai già sindaci di Nicosia, Castro Giovanni e Antonello Catani, insieme al sindaco Malfitano che è stato tutto il giorno con noi, penso già in macchina, che è in prima fila, no? In prima linea rispetto a... C'è una società civile che avete visto qui, gli scout, le associazioni, c'è la storia di Nicosia, abbiamo fatto il corteo storico perché Nicosia nel 1530 era la quarta città della Sicilia e ha ospitato anche il Parlamento con Carlo Pinto. Questa storia non ce la può scippare nessuno, né un presidente del tribunale né nessun altro. Avvocato, le prossime iniziative? Le prossime iniziative sono, domani abbiamo avuto finalmente dal Presidente, alle 9.30 ci sarà un tavolo tecnico dove parteciperà il sindaco di Enna, il nostro sindaco Paolo Garofalo, il vostro sindaco Paolo, che dovrà dirci anche se questi locali sono a norma, no? Da un punto di vista tecnico, e poi domani ci sarà un'ulteriore mobilitazione davanti al Palazzo di Giustizia di Enna, noi speriamo con diverse centinaia, oggi eravamo 600-700, spero che domani saremo 1000 e più di 1000. E quindi continueremo questa battaglia insieme ai passaggi politici che vanno fatti con il governo, con le forze politiche. Io penso che siamo sulla giusta strada.